Allora, siamo qui al secondo policlinico di Napoli, al centro trasfusionale, in compagnia del primario del dottor Antonio Leonardi. E, sappiamo perfettamente qual è stata l'esigenza importante di questo periodo, anzi una vera e propria emergenza per quanto riguarda la richiesta di sangue per i pazienti. Quindi, qual è la situazione attuale in questo momento? Dunque, la situazione attuale in questo momento è che siamo usciti dall'emergenza, però chiaramente la situazione è tale che non possiamo assolutamente prevedere se ci sarà una prossima emergenza nella prossima settimana. Siamo usciti dall'emergenza semplicemente perché i cittadini hanno risposto in maniera esemplare, dimostrando enorme senso civico, enorme senso di appartenenza alla comunità. E quindi si sono venuti a donare, sono venute decine di persone, abbiamo avuto addirittura delle giornate con picchi di 50 donatori. Tutta questa attività chiaramente ci ha fatto uscire dall'emergenza e ci ha permesso di essere in questo momento autosufficienti. È chiaro che però questa attività deve continuare soprattutto in questo momento con la massima sicurezza possibile. Perché non ci dobbiamo dimenticare che questo alla fine diventa un luogo pubblico dove noi non possiamo permettere assembramento di persone, il tutto deve essere svolto nella massima sicurezza non soltanto per il donatore, ma anche per gli operatori, per i prossimi pazienti che eventualmente riceveranno questa donazione di sangue. Quindi abbiamo preferito una soluzione di prenotazione della donazione. Si telefona allo 081 746 45 44, si prenota la donazione, noi forniremo chiaramente il giorno, l'ora in cui si può venire a donare con la lettera d'invito in modo da permettere anche la possibilità di recarsi al policlinico senza incorrere in sanzioni, che tra l'altro credo siano addirittura penali. Perché ci si allontana dalla propria abitazione senza un motivo valido. Questo ci permetterà di rimanere autosufficienti, di poter garantire un servizio trasfusionale a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, e sono moltissimi, in massima sicurezza ed è quindi un bene comune per tutti, una cosa molto importante. E, sappiamo effettivamente in questo periodo di emergenza coronavirus, questo grande problema internazionale, insomma, che ci coinvolge un po' tutti, volevo soltanto capire meglio, spiegare un po' a tutti quanto invece è sicuro venire appunto a donare il sangue, che è un'attività che effettivamente non deve essere fermata e comunque è svolta, come dicevo, in assoluta sicurezza. Allora, non c'è nessuna evidenza che il virus possa trasmettersi con la donazione di sangue o per via ematica, tanto che proprio 2 giorni fa è stato pubblicato un lavoro molto importante su una rivista specialistica che si chiama Nature Medicine, che esclude la possibilità della cosiddetta trasmissione verticale, cioè dalla madre incinta al feto e quindi al nascituro. Questa è la dimostrazione formale che almeno fino adesso non sono stati registrati casi di contaminazione per via ematica, quindi sotto questo aspetto è sicuro. È chiaro che l'ambito di sicurezza sul quale noi lavoriamo e che garantiamo è di evitare assembramenti, evitare affollamenti all'interno del centro trasfusionale. Questo è il motivo per cui preferiamo fare la prenotazione in modo da scaglionare tutti i donatori che vengono e non ne vogliamo fare più di 25 al giorno, nell'arco della giornata, in modo da garantire la massima sicurezza e la diminuzione dei contatti interpersonali che sono in questo momento il veicolo principale di infezione. Cioè la gente di fatto si infetta perché ha contatti interpersonali senza la mascherina, a distanza ravvicinata, non si lava le mani in continuazione, eccetera. Che tipo di esigenza c'è, sia in un mese che in un anno, per quanto riguarda appunto il bisogno di sangue Allora, per tutte le varie problematiche dei pazienti? questa è un'ottima domanda, che spesso poi ci dimentichiamo che le trasfusioni di sangue servono per i pazienti. Allora, il policlinico, quindi soltanto il policlinico, io mi limito a dare i numeri soltanto del policlinico, il nostro fabbisogno di sangue è di circa 9.000 sacche l'anno. Adesso dire 9.000 sacche è un numero, diciamo così, che uno fa difficilmente immagina. 9.000 sacche corrispondono a circa 4.000 litri di sangue. E quindi abbiamo 4.000 litri, risposto. 4.000 litri.
Sì, comunque ripeto, è anche importante vedere effettivamente quanto il popolo napoletano ha risposto positivamente, insomma, all'appello che è stato numerosamente rivolto Questa è proprio stata la per. cosa veramente più importante, è stata la cosa più bella, è veramente questo un segno di speranza perché non abbiamo perso l'umanità, non abbiamo perso la voglia di condivisione, di partecipare, di essere partecipi della società civile, è una cosa importantissima. È importante in questo periodo effettivamente Molto, dare un segnale molto, di questo tipo. E per molto, molto finire, importante. ho notato qui, perché sono la prima a essere venuta quest'oggi qui appunto a donare il sangue per appunto, come diceva lei, anche un dovere civico. E ho notato la professionalità e la gentilezza, insomma, anche del personale. Immagino che comunque ci sia stata mobilitazione non solo da parte dei pazienti e del popolo napoletano, ma anche effettivamente di tutti gli operatori sanitari, insomma, che comunque con il loro contributo stanno veramente dando una grossa mano in questo periodo di grande attenzione e di grande emergenza. Guardi, quello è personale, veramente è un elogio a parte, perché il personale sta lavorando in una maniera veramente esemplare, esemplare. Noi siamo aperti anche la domenica. Tra l'altro a me piace dirla questa cosa perché dimostra veramente la professionalità e l'attaccamento anche del personale, a costo zero. Cioè noi abbiamo semplicemente riorganizzato il turno, loro vengono a lavorare la domenica senza ore di straordinario, cioè è una risposta di una professionalità esemplare. Questo vale per tutto il personale del centro trasfusionale al quale io sono più che grato. E quindi niente, ringraziamo tutti e buon lavoro e speriamo che appunto passi tutto presto e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie mille.